Salve a tutti, friends, al vostro supercorrist gamer. Buona domenica, torna la nostra trasmissione domenicale, ovvero pensieri domenicali del terzo tipo, dove io vi espongo più o meno i miei pensieri di questo periodo, le cose appena passate, quelle che arriveranno. Quindi, raga, tanta liquidità in questo video, come piace a voi. E sostanzialmente, prima di partire, vi dico subito: iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, Supercorris Offerte Amazon, dove ci sono tutti i giorni le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia, videogiochi. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprimi, sondaggi ghiotti. C'è Fruit Trap e c'è Twitch, dove domani sera alle 21.30 tornerà la nostra trasmissione parlata di Formula 1 live con Supercorris. Allora, i pensieri che ho io quest'oggi, vabbè, partiamo subito con la Ferrari, così ce l'abbiamo subito il dente, a luna parte la gara. Beh ragazzi, speriamo che oggi Ferrari concretizzi più di quanto fatto in passato. Ho i miei dubbi, perché purtroppo io ormai da Ferrari ho sempre meno fiducia. Mi sembra sempre meno un team invincibile, un po' come era quello all'era Schumacher, dove tu sapevi che accadeva sicuramente qualcosa di positivo, perché era proprio il team a esprimere forza. Il team Ferrari non esprime forza, anzi esprime preoccupazione e delusione. Perciò speriamo bene, raga, di prendere punti pesanti rispetto al Red Bull. Mi è piaciuta l'Italia, farò un video dopo dove parlerò nello specifico. Mi è piaciuta, francamente abbiamo una squadra che, se fosse scesa in campo con l'Argentina, la squadra di ieri, infarcita di giovani, io penso che non avremmo perso, o avremmo perso per pochissimo. Squadra grintosa, veloce, cattiva, e ci fa capire quanto noi a questi mondiali ci saremmo dovuti stare e avremmo potuto dire la nostra. Purtroppo non è andata così. È chiaro che è stata una settimana molto particolare, dove il lavoro è stato folle, intenso. Io mi sono sentito veramente stanco, ragazzi. Ultimamente ho lavorato come un animale e grazie a Dio le energie mi hanno sostenuto. Questa settimana mi sono sentito veramente stanco. Non a caso ieri sera non sono riuscito a fare la live. Mi sono voluto prendere una serata di tranquillità, la facciamo stasera, perché alle volte arrivo proprio stremato a fine serata e non è facile poi reagire. È chiaro che sto facendo anche un torneo di calcetto, quello mi leva tantissime energie, però è anche chiaro, raga, che mi sto impegnando su tanti fronti e non è facile, quindi spero apprezziate lo sforzo immane. Voglia di Call of Duty, perché francamente a me Call of Duty, soprattutto Modern Warfare, è quello che mi è piaciuto di più di tutta la serie. Io su PlayStation 3 li ho giocati tutti, ce li ho tutti. Su PlayStation 4 ho un po' abbandonato, perché punto primo non mi sono piaciuti quelli là moderni, futuristici, non mi piacciono per niente. A me Call of Duty mi piace quando parla o del passato o del presente, non quando parla di futuri, robot, cyborg, fa cagare. Quindi ho visto il trailer del nuovo, di cui non manca escludo di fare un video per analizzarlo un po' più nel dettaglio su questo canale. Ho visto il trailer e mi ha entusiasmato, perché io sostanzialmente sono un fan del Capitan Price, della squadra che verrà riproposta nel prossimo gioco, che vi ricordo esce il 15 ottobre, e trovate la prevendita per tutte le piattaforme già sul nostro canale delle offerte. È chiaro che mi ha entusiasmato, lo vorrei portare su questo canale. Lo vorrei portare, infatti ci sono ottime possibilità che approdi su questo canale Call of Duty il nuovo ottobre. Però ragazzi, adesso voglio un po' rispolverare la mia libreria, ne ho persi vari. Io credo che ci siano due Call of Duty che dobbiamo recuperare per forza, ovvero Modern Warfare, quello uscito 3 anni fa per PlayStation 4, e Cold War. Secondo me sono due giochi molto belli che ci possiamo recuperare su questo canale, giocare, divertirci e portarli, perché possono dare tanto. Poi fatemi sapere voi, possono dare tanto al canale, quindi io sono convinto di sì. Così come è chiaro che per ora la linea di galleggiamento, la direzione che dobbiamo intraprendere, è quella di continuare a sfruttare al meglio le console, perché poi molti non sono tanto informati, parlano per sentito dire. Io ho due cugini che lavorano in informatica, che studiano informatica, che si stanno per laureare in informatica, ma già lavorano. E nonostante, non solo loro, ho visto anche video di esperti su YouTube, il fatto che voi mi scrivete ma 700 euro giochi, no, 700 euro ragazzi non giochi, forse non avete capito. Per avere un PC che performi come una console next gen ci vogliono più di 1500 euro, ma se io devo spendere 1700-1800 euro per avere
un PC che mi impegna il doppio del tempo nella manutenzione per poi giocare come una console next gen, no. Allora, io se devo fare lo step evolutivo lo devo fare verso l'alto. E come sa adesso, io ho la 156, lo sanno tutti, mi compro la 147. Praticamente la stessa macchina. Se devo cambiare, devo cambiare in meglio. Quando ho le possibilità di prendere un PC che mi permette di migliorare le prestazioni di una console next gen in maniera tangibile, allora lo prenderò. Se no va benissimo la PS5, perché ricordiamo che è una console che ad oggi, giugno 2022, non c'ha quasi nessuno. Siamo tra i pochissimi a giocare su PS5. Anche come youtuber siamo tra i pochi, quindi ragazzi, vedete che non ha senso in questo momento andarsi a impelagare, a pensare a fare acquisti sfarzosi che al canale porterebbero poco, perché se io devo giocare Gas Station Simulator, che abbiamo visto su altri canali, altri youtuber l'hanno portato due volte e non l'hanno portato più, le mod di GTA 5 che hanno rotto i coglioni, le mod di Assetto Corsa che ormai sono obsolete, vi rendete conto che non ha senso, non ha molto senso, quindi io lo prenderò quando sarò sicuro che il PC a livello prestazionale sarà una batosta per le console. Allora là è chiaro che ha senso, ma ci vuole il budget. Ora non c'è, quindi va bene così, ragazzi. D'altronde, se fossi su PS4 è chiaro che avrei una necessità, una fretta di evolvermi. Ora siamo su PS5, una console che io dico sempre fantastica. I giochi che mi servono arrivano, Formula 1, Call of Duty, Superbike, quindi va bene così, ragazzi, sostanzialmente. E niente, voglio, arriva Formula 1 2022, sostanzialmente che cosa succede? È chiaro che sul primo canale avremo tutto, tutti i video, sarà il canale della Formula 1, quello avremo tutti i video, avremo l'inizio della carriera My Team, l'inizio della carriera con un team ufficiale che sceglieremo. Su questo secondo canale cosa può arrivare di Formula 1? Vediamo, perché sto riflettendo su imbastire una carriera da portare esclusivamente in live su Twitch, di rigetto come replica su questo canale, perché molti non vedono Twitch, non si iscrivono, non ci hanno voglia. Sarebbe un modo per comunque tenere la Formula 1 anche su questo canale. È chiaro che bisogna partire da un team di basso livello, che non vada a collidere con quello del primo canale, perciò sto valutando bene tutte le situazioni, ragazzi, e vedremo il da farsi. Sicuramente porteremo una carriera su PS4, su Twitch e su questo canale, e su PS5 porteremo, cioè allora, scusate, carriera PS4, Twitch e questo secondo canale. Sul primo canale porteremo tutto in esclusiva di PS5. Vediamo, perché ragazzi, probabilmente a breve MotoGP 22, a breve, probabilmente già il prossimo episodio lo faremo qua, perché sul primo canale MotoGP scende continuamente di ascolti e non ha senso continuare a portare un gioco che non viene seguito. Quindi, grandi novità, fatemi sapere che ne pensate, vi do appuntamento ai video di pomeriggio, che saranno uno sicuramente dedicato alla nazionale e poi vediamo di giocare a qualcosa. Ciao, voglio.